È stato inaugurato lo scorso 21 dicembre il Physics Center ad Ostuni in via Vittorio Emanuele. Nasce un nuovo centro importante per lo sport ad Ostuni. Quali saranno gli obiettivi e le novità che troveranno, insomma, tutti coloro i quali già da domani inizieranno questa attività fisica all'interno di questa nuova struttura? Le novità che troveranno sarà uno staff altamente qualificato, scelto dopo mesi e mesi di selezioni. L'unica cosa che troveranno in più rispetto ad una palestra normale saranno la cultura che vorremmo portare qui, quindi giornate informative, trainer che staranno sempre al contatto, infatti gireranno 3 trainer nella struttura tutto il giorno per garantire quel servizio in più che le altre strutture non hanno e quindi per dare quel supporto sia motivazionale che supporto tecnico e anche informativo alla persona. Questo è quanto di più si può fare in una struttura come queste, dove ovviamente gli spazi sono ridotti, ahimè, però questo è il nostro compito, anche studiare in pochi spazi quello che è il meglio, trovare, tirare fuori il meglio da una struttura del genere. Quindi siccome purtroppo, dico io, non siamo ancora molto proiettati all'area medicale, quindi dobbiamo prendere persone che tra virgolette stanno bene, ma loro non lo sanno perché è già un po' di sovrappeso e indice di non benessere. Dobbiamo cercare di, in maniera sempre con trainer qualificati, di raggiungere questo obiettivo che sia la cultura, quindi vorremmo lavorare tanto sulla qualità, eccolo, questa è la qualità, vorremmo dare qualità che darà sicuramente un risultato e quindi dove c'è un risultato ci sono persone che sono più contente e dove ci sono persone più contente siamo anche noi più contenti di offrire questo servizio. Quali saranno in fiore all'occhiello di questa struttura? Ecco, che cosa si potrà fare in esclusiva? Guarda, in esclusiva oltre all'allenamento con i trainer abbiamo in più il supporto dei fisioterapisti, del fisioterapista e dell'osteopata e quindi un supporto molto valido. Sai, qualche volta viene chiesto a noi trainer ma ho un dolore, che cos'è? Quindi un trainer che non è specializzato in fisioterapia o osteopatia giustamente non può dare dei consigli sbagliati e quindi noi abbiamo cercato di mettere queste figure perché il connubio fra queste due figure più il trainer è un connubio perfetto, dove non arriva il sapere di uno, c'è il sapere di un altro e l'insieme farà sicuramente la differenza.